Invito anche il sindaco a riflettere su questo aspetto. L'università in generale ha un grande interesse a fare gemmare dei corsi periferici, no? Perché gli dà respiro, perché manda i vari professori di seconda, terza fascia a insegnare qua, dopodiché stanno un po' di tempo, poi se ne vanno, quindi hanno tutto l'interesse. Ma che cosa rimane poi sul nostro territorio? Ben poca cosa. Di medicina, ad esempio, non rimase nulla. Dico nulla, fecero soltanto problemi ai nostri ospedali e basta. L'altro elemento che dovremmo discutere, se ci consentite di discuterlo, è qual è il criterio con cui si scelgono i vari corsi di laurea. Perché se ad esempio personalmente penso che il corso di attività motorie sia estremamente interessante, il rientro per l'ennesima volta del corso di laurea, un corso triennale, legato a agraria, francamente mi lascia molto perplesso e non so con quale perché è stato fatto, quindi sarebbe interessante che ce lo spiegaste. Un'altra cosa, un altro errore che nel percorso accademico di Ragusa è stato fatto, a mio avviso, fu quello di dare l'esclusività delle convenzioni con l'Università di Catania, che durerà almeno per altri 4 anni, credo. Ora, questo è un grosso limite. È un grosso limite perché si sarebbero potuti fare degli accordi anche con, sto finendo, anche con altre, con altre, con altre, con altre sedi accademiche tipo Messina, ad esempio, ma anche la stessa Palermo. Abbiamo uno sviluppo di zootecnia che è importante nel nostro territorio, non abbiamo nessuna realtà che faccia riferimento a questo campo, no? Per cui, ad esempio, noto. Si permette il lusso di fare un corso di enogastronomia legato a veterinaria e noi invece non ce l'abbiamo. Allora, sindaco, probabilmente si potrebbe tentare una trattativa con l'Università di Catania, garantendo loro di non attivare corsi che concorrano con Catania stessa, ma che dessero ad esempio la possibilità di attivare dei corsi legati alla zootecnia che sul territorio farebbero un bell'effetto.